Santromontese. Allora, ci avete messo una vita, ma finalmente l'abito è arrivata. Beh, finalmente, veramente, perché già erano 3-4 anni che provavamo a salire. Purtroppo, che dobbiamo fare? Meglio tardi che mai a questo punto. Ha detto la tua Di Carlo, tanti sacrifici, tanta sofferenza, però insomma alla fine più che meritato questo premio, perché è frutto di tanti anni e insomma quando uno perde, alla fine dice qualche cosa deve arrivare. Magari sì, c'era un po' di tensione nella nostra squadra, perché è chiaro, da diversi anni che ci provavamo, come ho detto, però diciamo che magari quando è più sofferto è ancora più bello. Mister Cristian Di Berardino, ce l'avete fatta, ogni anno ci avete provato, la volta buona, doveva arrivare in prima poi contro un'ottima squadra peraltro, che vi ha fatto tra virgolette soffrire, anche se avete vinto di nuovo 3-0, 22-22-19, però il Pineto non ha mai ceduto, non ha mai mollato. Ma come ho detto anche a gara 1, il risultato 3-0 non è sempre così netto, perché loro non hanno mai mollato fino alla fine. Sapevamo che era una gara difficile a prescindere da chi incontravamo, bisognava vincere e basta, e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. È il giorno più bello dopo tanti anni per te? Assolutamente sì, perché sono 2 anni ormai che ho più o meno questa squadra, abbiamo fatto un po' di cambiamenti, dei rinforzi, ci abbiamo provato l'anno scorso, le cose sappiamo come sono andate, quest'anno ci godiamo questo bel momento. Giulia Di Carlo, 18 punti ho contato io, un autentico tir, un carro armato, hai sfondato mezzo mondo, una soddisfazione immensa. Sì, assolutamente, il sacrificio di tutto l'anno è stato ripagato finalmente, dopo un anno di sacrifici, sofferenze, allenamenti, ci siamo impegnate tantissimo e questo è il più bel regalo. Pino Bossica, avete perso 3-0 là, 3-0 qua, ma per una matricola hai fatto anche dei miracoli, peraltro una squadra che veramente ha nel DNA il fatto di non mollare mai. Ogni volta che eravate giù nettamente vi siete riprese, naturalmente di fronte avete una grande squadra. Sicuramente ha vinto la squadra migliore, senza ombra di dubbio. Hanno giocato durante i playoff in maniera stratosferica, è stata molto complicata giocarci contro. Noi non molliamo mai, questo è vero, forse è stato anche un po' trasmesso da noi, da me, da tutte le altre persone che lavorano con me, quindi è stato molto importante non mollare.